Mister, a me è sembrato una Samp dignitosa, molto dignitosa, nonostante le assenze, senza quel rigore probabilmente la partita, il risultato sarebbe stato diverso. Sì, io penso che noi abbiamo fatto una buona partita. Quando giochi con le partite, queste partite importanti, sono i piccoli dettagli che te la finiscono. E secondo me non meritavamo questa d'aver perso. I ragazzi si sono comportati bene, abbiamo fatto un gran secondo tempo, sapevamo che loro nel secondo tempo spingevano un po' di più, però se non è stato per quel rigore lì, non ci sono state grandi palle di gol di loro, non è che ci hanno dominato. Penso che noi abbiamo fatto nel primo tempo un po' meglio e un po' meglio loro nel secondo tempo, però si è risolto con quel rigore lì che io non ho mai commentato le situazioni degli arbitri. Sì, Sandurro una sola parata ha fatto, poi non è stato mai impegnato. A me non mi è sembrato un Padova, insomma, capolista, non hanno giocato da capolista. Neanche loro, neanche noi abbiamo avuto oggi tante palle gol come in altre situazioni. Loro per quello sono la migliore difesa del campionato, lo sapevamo, dovevamo cercare come abbiamo fatto nel primo tempo, giocare veloci, che abbiamo avuto, ci è mancato un po' l'ultimo passaggio, e in queste partite qua le situazioni che hai le devi portare a casa. Ho capito, il rigore c'era secondo lei? Non lo so e non lo commento, sinceramente non commento queste, non ho mai commentato sulle situazioni degli arbitri. Senta, dopo due sconfitte, no, la gara di domenica prossima, sembra avrà più difficoltà, insomma, rispetto ad arrivare contro il Vicenza con qualche risultato migliore, diciamo. Sì, ci aspettavamo di più, è normale per come stiamo facendo, per come stavamo giocando, però gli altri giocano anche, e lo che sì, noi dobbiamo avere dei dettagli, questi dettagli qua che ti definiscono una partita e ti portano via i tre punti. Dobbiamo migliorare ancora in questo, il campionato è ancora lunghissimo. Io sono contento con i ragazzi per l'attitudine che stanno avendo, che non se le può criticare niente, e bueno, bisogna lavorare e lavorare. Quando ha influito la sconfitta di domenica, assenza a parte, insomma, per il morale? No, non ha influito niente, non ha influito niente. Le partite sono a sé, ognuna ha la sua storia, pensiamo a quelle che siamo, dopo ovvio che speriamo di recuperare qualcuno, però pensiamo adesso questa partita è finita, bisogna dormire bene, che rimaniamo qua a mangiare e dopo domani facciamo un allenamento e partire per San Benedetto. Quindi è fiducioso, insomma, una partita con una vittoria con il Vicenza si potrebbe ripartire alla grande. No? Io sono, secondo te, dimmi la verità, che pensi te come hanno giocato i ragazzi? Non ho nessun motivo di pensare in un'altra cosa. No, io sono d'accordo, in effetti la Samp ha fatto la sua partita, quel rigore mi è sembrato dubbio veramente, ha un po' cambiato le carte in gioco, non c'era stata una superiorità netta. No, diciamo. Non c'è stata neanche nostra, neanche loro, noi magari un po' di più nel primo tempo, però bisogna, ragazzi, è come parliamo sempre, non eravamo Brad Pitt prima e adesso non siamo i peggiori, nel senso di che questo è il cammino, io sono totalmente fiducioso che questo è il cammino. Bene, grazie.